Rieccoci, posto ancora diverso, luce bla bla bla, capelli bla bla bla. Devo andare di corsa, tra virgolette, perché sono mesi, mesi e mesi che devo girare il video dei prodotti finiti e non lo faccio e adesso sono veramente inguaiata. Devo liberarmi assolutamente di questa roba. Tra l'altro ho messo da parte i prodotti di make-up terminati e le tinte perché ho tre tinte per i capelli che ho fatto in questi ultimi mesi di cui vi voglio parlare, però vorrei essere un po' più diciamo specifica, quindi non ho pensato di farci un video dedicato. Iniziamo perché qua veramente siamo messi male, tra virgolette. I 10 fogli a tiracolore, acchiappacolore dell'Aquam, che è un marchio che vendono all'interno di Tigota e acqua e sapone. Io normalmente acquisto quelli della Mr. Grey. Non li avevano, li avevo proprio finiti in casa e mi servivano e quindi ho comprato questi, che sono 10 pezzi e costano 0,99. Fanno il loro lavoro, sì, non li ricomperò, vi spiego perché, perché praticamente loro dicono di utilizzare uno o due salviette per il mezzo carico e tre per incarico intero. Per me è tante, cioè io con Mr. Grey anche un carico intero faccio una, ho bisogno di un foglio acchiappavore, a me questo mi è durato pochissimo perché comunque almeno a mezzo carico, quindi almeno due le devo mettere. Per i bianchi io queste non le utilizzare, non sono male, però a livello di rapporto qualità-prezzo vincono le altre. Dopodiché ho terminato, cioè, c'è talmente tanta roba che ho una confusione mentale tutto in mezzo, non so dove iniziare. Il bagno doccia di Ecos, questo l'acquisto sempre a Tigota, Ecos, uno dei marchi che fanno parte del gruppo dei Pierpaoli. Il bagno doccia con estratto d'agricoltura biologica di eucalipto. Io è inutile che cerco di sentire i profumi perché infatti c'ho il naso tappato. Questo è una confezione da 500 ml, è un prodotto certificato, se non erro ICEA, sì, e non è testato ovviamente sugli animali. Ci è piaciuto, è un bagnoschiuma delicato, la profumazione comunque è delicata a sua volta, non è particolarmente forte. L'ho già ricomprato in offerta perché comunque sia per essere un bagnoschiuma che si ripulisce facilmente con un buon inci, fino adesso uno di quelli che ci è piaciuto un pochino di più sia a me che ad Alessandro. Poi ho finito, vi faccio vedere due cose. Questo crema anticellulite di Geomar, che è un gel freddo tenante. La confezione è da 200 ml. Io questo l'ho utilizzato per anni. Io ho problemi di un po' di ritenzione idrica di cellulite vera e propria. E ho anche però i capillari molto sensibili, quindi tutto quello che fa l'effetto a caldo non lo posso utilizzare perché è controproducente. Quindi questa crema qui, come prezzo, come reperibilità, mi è sempre piaciuta molto per l'effetto che fa. Innanzitutto, anche quando fa molto caldo, fa questo effetto freddo che aiuta un po' a rinfrescarsi ed ha un bell'impatto sulla cellulite. Ovviamente sono creme, non fanno miracoli, bisogna stare attenta all'alimentazione, al movimento e tutto il resto. Come una mano in più, però, è un tipo di crema in sé che consiglio. Per il momento non la compro perché ho scoperto un altro prodotto che riesco a utilizzare innanzitutto tutto l'anno perché non fa l'effetto freddo e che secondo me su di me agisce molto meglio, che è l'olio di betulla della Veleda che ho sotto la doccia. Infine vi mostro questa confezione perché me ne rimane un fondino così in doccia e quindi con la prossima applicazione è finito e poi non mi riva di avere questa scatola in mezzo ed è della Pupa, lo scrub salino rimodellante con ossigeno attivo. È specchiata, ve la metto di qua. Questo prodotto, che sono 350 grammi, a me lo inviò la Pupa perché io avevo avuto un problema con la Paris Experience. Avevo acquistato il loro ombretto crema quel viola molto scuro che avevo avuto una reazione allergica spaventosa. Quindi gli scrissi, senza citare canali, blog, niente, gli scrissi per dire che avevo acquistato quel prodotto che mi aveva dato reazione e che magari se altre persone insieme a me avevano avuto, di ripensare magari alla formulazione o di tenerne conto. Loro sono stati così gentili che mi hanno inviato questo prodotto. Io questi non li usavo perché
c'è la scritta che, essendo la presenza di oli, può rendere la doccia scivolosa, io l'idea di dovermi mettere a lavare profondamente la doccia tutte le volte dopo che mi faccio questo scrub, anche che una volta a settimana, no, perché io normalmente la doccia la lavo prima di farmi la mega doccia dopo, e quindi mi sfaserebbe un po', perché io con la doccia la domenica mi chiudo, no, la giornata e mi rilasso, quindi tutte queste cose qui faccende varie le termino. Al di là di questo, io avevo notato un sensibile miglioramento della mia cellulite e della mia gonfiori localizzati da ritensione già con il solo uso costante dell'olio di Veleda, che comunque non utilizzo tutti i giorni, onestamente. Abbinata a questo, proprio è stata una favola. Io adesso vorrei proprio ricomprare questo qua perché mi è piaciuto proprio tanto, ma non lo sto trovando da nessuna parte purtroppo e sono dispiaciuta. Non so in alternativa cosa provare. Quindi, boh, se avete magari consigli, l'avete visto da qualche parte, non lo so, aiutatemi. Poi, ho fatto questa maschera in tessuto al ginseng di Sephora, questa qui me l'ha regalata Silvia quando è venuta al Cosmograph, mi è piaciuta molto, è molto molto imbevuta il tessutino. Io poi, uno dei sistemi che magari me ne frega niente, può darvi un'idea, ho un'app sul cellulare, io nello specifico uso Relaxia, che fa vari rumori tipici rilassanti. Per me il migliore in assoluto è il rumore del mare. Io quando ho le maschere in tessuto, mi stendo a letto, metto il time, cioè metto Relaxia, impostato tempi di misura della maschera e proprio ciao addio cuore, tutta vita. Questa qui mi è piaciuta molto. L'unico dubbio è che dopo che l'ho utilizzata, perché insomma sono andata a vedere gli ingredienti. Ah, vedi, c'è il castor oil. Vabbè, ci sono anche degli estratti, per carità di Dio. Però l'unica cosa che io dopo che ho usato questa maschera qui, e qui ho avuto due bollicine che poi sono due bolle che poi sono rientrate e mi davano prurito. Quindi più a una reazione, diciamo, simile allergica che altro. In questa confezione qua, la mia rappresentante dell'Avon mi aveva dato un campione di doccia schiuma dell'Avon Senses in Amazon. Cosa con Amazon? L'odore è qualcosa di strepitoso, è il classico profumo da bagnoschiuma maschile per cui io impazzisco. L'unica cosa è che è un po' troppo aggressivo sulla pelle, quindi se dopo non la vado a tratare, questo qua insomma non è bio ovviamente, quindi, però per essere anche di quello industriale è quello un po' più intenso come sapore. Ho finito questa mini taglia che avevo acquistato in un kit dell'Occitane del tonico arricchito con burro di karité, questi sono 30 ml, aveva lo spruzzino. Per il mio viso è un pochino troppo, nonostante io abbia una pelle che tende a essere secca, però per me era un pochino troppo idratante, quindi la utilizzavo o proprio quando avevo la pelle molto molto secca sul viso, oppure l'ho utilizzata spesso anche sul corpo per come se fosse insomma un'acqua idratante per il corpo, appunto. Ho terminato questa confezione sempre piccolina da 50 ml che comprai da Boots a Dublino della Simple Kind Twice Eye Makeup Remover. Devo dire che mi è piaciuto, non lo ricompro perché ci sono struccanti che sono più efficaci o altrettanto efficaci, però più veloci nell'utilizzo. Nel senso che è vero, questo qui rimuove i mascara, il trucco waterproof, rimuove i mascara anche un pochino più ostici, più difficoltosi, però non mi irrida assolutamente gli occhi, neanche se ce ne va un pochino di più rispetto ad altri prodotti che uso per struccarmi. Se ho un trucco un pochino più strutturato, diciamo così, devo stare più tempo con il cotoncino premuto, togliere, ripremere, ritogliere, quindi è efficace ma non è rapido, solamente per questo. Ho finito della NUXE l'acqua micellare ai petali di rosa, queste sono 35 ml, anche questa era presente in un kit, io ne ho già utilizzata un'altra, forse un pochino più grande di questa, mi è piaciuta tantissimo, mi piace molto, non batte la bioderma,
per me, però è ottima, infatti l'ho regalata anche ad un'amica per fargliela provare, perché secondo me è molto molto valida. Poi dell'Occitan ho finito la confezione da 50 ml della crema ultra ricca per il corpo con il burro di karité, che non è male, però va spalmato bene, quindi deve essere massaggiato, e a me piacciono cose un pochino più rapide. E in alcune zone del mio corpo non è abbastanza idratante, quindi non lo acquisto. Poi se dovessi prendere dei kit in cui c'è, per carità, va benissimo. Mentre ho terminato, questo è un regalo di Eliana per il mio compleanno, il sapone delle mani di Sephora, questa è l'edizione curata da Credit Car, al Monoi. Adesso io questa la lavo e poi la riutilizzo perché è molto carina. Il sapone per le mani non era aggressivo, era una buona consistenza, né troppo liquida né troppo cremosa. L'odore, dopo un po', tendeva a un pochino a stufarmi, perché si sente, si avverte, mentre lavate le mani anche un po' dopo è persistente, quindi dopo un po' ci ha stufato, ma il sapone è ottimo. Vabbè, l'ho messa qui, questa prova la faccio dopo. Bagno schiuma, ho terminato questa mini taglia di Caudalie dei 30 ml del Fleur de Vigne Gel Douche, soap free e non irritating. Ah, insomma, un inci abbastanza buono per essere un prodotto da farmacia, non è bio, eh. Non mi ha fatto impazzire, ma a me i bagno doccia che hanno una consistenza in gel in generale non mi fanno impazzire. Non è un cattivo prodotto, ma non è assolutamente uno dei miei preferiti. Ecco, però ha un buon potere lavante, obiettivamente non aggredisce la pelle, quindi è valido. In questo pottino qua, Ornella mi aveva dato un po' di crema viso di Natura Equa, che io ho amato con tutta me stessa. Era della crema quella normale prima che lanciassero le tre o quattro nuove creme. Mi è piaciuta tantissimo perché la potevo usare sia la giorno che la sera, viene assorbita rapidamente, idrata e mi idratava la pelle a lungo. Se avevo bisogno di un pochino più di idratazione, perché magari quel giorno avevo la pelle più secca o avevo delle zone più secche, subito ridratata, cioè subito assorbita, andava a rimettere un po' di crema nelle zone. E assorbita andava benissimo, assolutamente. Questo prodotto mi è piaciuto da morire. Adesso ho dei campioncini da utilizzare, proverò anche quelli e poi quando smaltirò un po' di roba sicuramente l'acquisterò. Ho cambiato io il dentifricio, sì, lo spazzolino lo cambio ogni 3-4 mesi. Ora, questo l'ho messo da parte perché io ho scoperto questa marca che compro in farmacia che si chiama Curaso, Cura Prox, perché fa le setole super soft. Io da quando ho scoperto questo, che poi me l'ha consigliato il mio dentista, compro sempre questo qui perché intanto c'è difficoltà in via generale a trovare degli spazzolini con setole morbide, perché già molti si trovano medie. Super morbide è impossibile. Io ho le gengive delicate, se le setole sono troppo dure, quando vado a sfregare mi sanguinano. Io con questo spazzolino qui non ho problemi e tutto sommato non ha un prezzo da folli. Butto anche la testina del Silver Care, che era l'altro spazzolino che utilizzavo prima, e anche questo non è male, però non è assolutamente morbido come il Super Soft. Io questo lo utilizzo per pulire il bite, lo utilizzavo, adesso insomma utilizzo lo stesso dentifricio. Rumori inquietanti. Butto questa spugnettina dell'acqua, ma era una confezione da due, questa è la seconda, la vedete macchiata di tinta, perché alla fine quando l'ho buttata mi sono andata a togliere qui a pulire dove mi era rimasta la tinta. Non le riacquisto perché per la mia pelle sono un po' troppo aggressive. Non sono assolutamente male, però acquistarle semplicemente per togliere le maschere o cose del genere per me non ne vale la pena. Soliti cerotti per togliere punti neri, questi sono della Essence, questi sono invece della Balea, che è un marchio che si vende al DM. Non mi fanno impazzire, se dovessi riavere un DM non li riacquisterei perché mi trovo meglio quelli dell'Essence. Poi ho utilizzato questa rivetta già imbevuta di leva smalto senza acetone della Valentina, che era uno degli omaggi del Cosmoprof.
Avevo uno smalto praticamente nude, cioè nel senso trasparente, e, che dava, insomma, enfatizzava il rosa naturale dell'unghia. L'ha tolto senza problemi, non saprei nemmeno dove acquistarle, però possono essere comode, soprattutto quando uno viaggia. Soliti dischetti di cotone per togliere il trucco. Ho terminato una confezione di questi, io li compro dal Ticotà. Sono dei cerotti in idrogel che vanno posizionati qui e aiutano a drenare i liquidi e a idratare. A me questa marca piace e la trovo comodamente, quindi continuo a comprare questa. Devo dire che di questo tipo di maschere, quelle che a me fanno impazzire sono se sono in idrogel, se sono di cotone no, perché non mi fanno assolutamente lo stesso effetto. Anche in quelle di cotone ce ne sono alcune fatte meglio rispetto ad altre, ma queste qui per me in idrogel sono imbattibili. Poi, vabbè, salviettina della Vette che sicuramente è uscita da qui, questa mi sono andata male. Perché io mi faccio la ceretta, l'avevo acquistata una volta che sapevo di avere bisogno e non riuscivo ad andare dall'estetista per farmi la ceretta e io non ho la pazienza tutti i mesi o comunque anche una volta un mese sì, un mese no, di farmi la ceretta a freddo da sola alle gambe. Però è un buon prodotto, non mi irritava la pelle, quelle due, mi sono fatta la ceretta 2 o 3 volte con quelle. E non mi irritava la pelle e rimuove efficacemente i peli. Questo non c'entra niente perché è un volantino di un prodotto che vi ho già fatto vedere. Butto questa spugnetta qui in microfibra, quella Sephora che viene venduta nella bustina con la zippina verde. Io per struccarmi non mi ci trovavo troppo bene, però questa inumidita la utilizzavo per togliermi la maschera, per inumidire la maschera da una cosa a un'altra. E va bene, però non la vado a riacquistare per un utilizzo del genere, semplicemente. Ho terminato questo docciaschiuma che ci è piaciuto da morire di Lavera, sono 150 ml. Io lo acquistai a maggio, sì, perché era sotto il mio compleanno su Ecoverde. Lime Sensation, odore strepitoso, consistenza mi è piaciuta molto, anche se è più simile a un gel. Ma non dà la classica sensazione di lavarsi con un gel, e l'odore era qualcosa di fenomenale. Adesso ho aperto una dura sì in centro a Bologna, quindi sicuramente andrò a acquistare gli altri. Anche se hanno iniziato a portarlo anche all'OBS di Via Ugo Bassi, c'è qualcosa della Vera. Poi, Hot and Home, questa linea di candele, questo era il votivo incontro gli agrumi. Io di questa ne avevo non parlato per niente bene su Instagram. Poi che è successo? Tramite amici, insomma, una cosa o un'altra, sono stata contattata dalla ditta che aveva visto, insomma, era stata segnalata questa cosa. Il problema è questo, le candele di soia, a base di soia, sono completamente diverse dalle altre candele. Quando io l'ho acquistata al punto vendita non mi hanno spiegato bene che in questo caso i votivi devono devono essere bruciati nell'apposito bicchierino. Io l'avevo messo, io le Yankee Candle spesso mi capita di bruciarle i votivi anche sul piattino e va bene lo stesso, il profumo è meno intenso ma durano tantissimo. Questa invece non sprigionava profumo e non si è bruciata in 40 minuti anziché 15 ore. Mi hanno inviato dei votivi che sto utilizzando, ne ho utilizzato intanto uno, e obiettivamente nel bicchierino, tenendo accesa la candela per un tot e non facendola bruciare per più di 2 ore alla volta, sprigiona l'odore e sta durando parecchio la candela, quindi mi sono dovuta ricredere. Poi ho finito, io di questa ce ne ho tre, perché ho quella da giorno, quella da sera e ho anche il detergente. Eccolo qua, il detergente lo butto. La cosa avevo preso tempo fa con Avon, avevo preso il kit prova della linea Avon Solution Mineral, che anche non ha niente a che vedere, c'è la foglia che mi fa pensare a cose naturali, non lo è. Io prima usavo un'altra crema che mi piaceva tantissimo, poi hanno cambiato la formulazione e non andava più bene per me. Ho preso questo mini detergente che non riesco ad utilizzare perché, come gli altri prodotti, c'è qualcosa che mi dà reazione perché mi vengono dei brufoloni sotto pelle e un prurito allucinante. Io questa non so come utilizzarla e quindi la butto. La crema da notte, anche quella da giorno, l'ho utilizzata per mettermela tutto intorno qui.
al cuoio capelluto quando mi faccio sull'orecchio, quando mi faccio la tinta in casa, perché sono abituata a questa tecnica in modo tale che se sconfino un po' con la tinta va sulla crema, che è una parte grassa, l'attira e mi tingo meno. Usata così per quel tempo di posa non mi dà grossi problemi di buboni. Ecco, poi ho terminato la Instant Mask di Nasher Gun, scusate, la Deep Infusion, che mi piace veramente tanto 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 tanto, nonostante abbia i siliconi non escludo assolutamente di ricomprarla, perché anche se non è bio ha comunque degli ottimi ingredienti al suo interno e come, cioè, i capelli me li idrata realmente. Ovviamente c'è anche la sensazione data dai siliconi, ma io vi assicuro che sui miei capelli fa miracoli. Ho terminato la protezione, io la faccio vedere, questa è dell'Avène con SPF 30. Io ogni stagione compro una confezione di questa da 50 ml, quando le mettono in sconto ho gli sconti alla farmacia. Perché con il primo sole io metto questa, la posso utilizzare come crema viso anche prima del trucco, anche se poi quando è caldo non mi tocco. E la uso su tutto il corpo, non ho né problemi di eritemi, né problemi di scottature. Da quando ho iniziato a usare questa per i primi soli, io ho risolto un sacco di problemi. Quindi ogni anno la compro con grande soddisfazione e felicità. E ve la consiglio. Ho terminato anche questi due campioncini che mi ha regalato Ginevra della Rosposé Antelio XL da 50 più il fluido, che non è male. Non lo comprerò perché questi sono un totale di 6 ml, io lo fate avere solamente per il viso e mi sono durati tanto. Non la ricomprerò perché per la mia pelle, sebbene sia un fluido, con il caldo tendo un po' a, diciamo, a buttarla fuori. Quindi solamente per questo motivo. Altro cerotti antipunti neri. Ho terminato con Gaudio, Giubilo e Tripudio questo fitokeratin della Fito Paris, che non mi è piaciuto per niente. 30 ml che non finivano più. Io l'ho comprato in un periodo in cui avevo i capelli lunghi e le lunghezze danneggiate, soprattutto la parte finale. Non volevo tagliarli. Detto, compro un prodotto del genere che mi aiuta. I capelli erano rovinati e non assorbivano questo prodotto, non ce la facevano, con altri sì, questo no. Quindi, se avete dei capelli molto rovinati, non comprate, cioè molto rovinati, poi sembra che andiamo in giro con la paglia. Se avete dei capelli rovinati, questo sicuramente non fa per voi. L'ho iniziato ad utilizzare poi quando ho tagliato i capelli sulle lunghezze per preservare e lo mettevo, non lo mettevo, secondo me la salute dei miei capelli è rimasta identica e comunque andava dosato e spazzolato molto bene perché altrimenti vive effetto appiccicoso sui capelli, cosa che odio. Abbiamo terminato il Palmolive Thermal, solo io ci vedo un pesce nelle confezioni del Palmolive perché quando me ne sono uscita mi hanno, cioè, mi hanno guardato e mi hanno detto, ma tu sei scema? Può essere mineral massage con sale del Mar Morto e aloe vera per essere un bagnoschiuma di quelli commerciali. Mi piace. Io questo lo utilizzo soprattutto all'inizio della stagione per preparare la pelle all'abbronzatura per aiutarmi un po'. Non è un vero e proprio scrub, però nella continuità aiuta. Ho terminato una confezione della Maya Water Facial Mist Pure. Questa ce l'hanno data a Cosmoprof diversi boccioni nel 2014. Mi piace da morire. La uso per tutto, in confronto alle altre acque però gli sta una pista sopra sia per il vaporizzatore che per la durata delle acque, cioè per la durata, no, per la qualità dell'acqua termale. Unica cosa per cui questa non la utilizzo, se mi capita una volta ogni 100 anni che umidisco i pennelli per truccarmi, non uso questa perché è sprecata, cioè, però è favolosa. Ho terminato questa confezione di Nasher Gun olio che l'ho ricomprato al Cosmoprof perché mi piace tantissimo sia il profumo sia l'effetto che mi dà sui capelli, lo metto solamente sulle lunghezze. Ho usato queste maxi taglie di campioncino che mi aveva regalato la mia Elo. Questo qui è una crema intensiva antismagliature, speciale gravidanza e diete dimagranti, elasticizzante. È una crema che, considerando il motivo per cui nasce, non deve essere spalmata tantissimo tempo, quindi si assorbe in maniera decente. Ovviamente con un solo utilizzo io non ve lo so dire, però mi sono sentita veramente la pelle morbida e idratata.
E questo fango scrub rimodellante SS zone critiche con acqua termale di salso maggiore che dura 3 minuti. Che se come me avete problemi a stare con la roba addosso in posa, solo 3 minuti va bene. Non lo compro perché non sono assolutamente contente con queste cose. Però, insomma, devo dire che ho sentito il classico friccicolino da riattivazione della circolazione, la pelle dopo l'ho sentita diversa, ovvio che un'applicazione non fa miracoli. Però ci sono quei prodotti che li metti e dici, non ti dà l'effetto nemmeno immediato, no? Poi, io avevo comprato questa qui, la Medusa, il sapone morbido, al Sana, eterno entusiasta. L'ho messo in una ciotolina di plastica tenendola umida in bagno per utilizzarlo, ragazzi. No, no, ho provato a usarlo come bagnoschiuma, impossibile. Ho provato a utilizzarlo come sapone mani. Il fatto è che si è praticamente rovinato immediatamente, nonostante fosse in un ambiente umido, ha iniziato a diventare secco. Ho iniziato ogni giorno ci aggiungevo un pochino di acqua. La parte sopra poi è diventata marrone scuro e si è seccato talmente tanto che praticamente è rimasto un pezzetto che poi l'ho dovuto buttare perché non avevo altra scelta. Ho terminato questo olio spray secco per il corpo con olio aggiunto di uovo di jojoba della Skin So Soft dell'Avon. Ovviamente non è il massimo degli ingredienti. Io all'inizio, prima di provare gli oli puri, utilizzavo queste cose qua sotto la doccia per idratarmi un minimo giornalmente, perché la crema io non la metto tutti i giorni. E non è, cioè, per essere questo tipo, non è il male assoluto. Di certo non lo vado a ricomprare, perché ho scoperto altre cose molto più naturali e più efficaci. Poi ho finito questo campioncino di profumo dell'Avon che era Aqua for Him, che è un eau de toilette. L'odore è buonissimo, io prediligo, non sono assolutamente amante dei profumi, anche perché avendo problemi di emicrania e cefalea, ci sono dei profumi che mi scatenano, mi danno fastidio. Però in generale se metto un profumo il 99% è un profumo da uomo, solamente che il tempo che lo mettevo io non lo sentivo più, non lo sentivo ne più nemmeno. Chi era con me, devo dire che quelli dell'Avon che ho provato sono persistenti su di me o non si sentono proprio. Poi due campioncini di Guerlain Super Acqua Serum, crema per il viso. È una crema che è molto idratazione interna e rimpolpante per le rughe. Idrata, però è una di quelle che tende a compattare molto la pelle. Io comunque sia, sì, ho 32 anni, ma questo è un pochino troppo per me perché non ho bisogno, non ho una pelle così secca e arida e soprattutto non ho le rughe che devo usare una cosa così potente. Però, per esempio, potrebbe essere un'ottima crema per chi ha un'età maggiore, per le nostre mamme, insomma, mi ha dato una buona impressione. Certo, qua c'è veleno e sangue del diavolo, ma è un altro discorso. Della Ecos, il detergente mani e viso con estratto biologico di riso. Io adesso in bagno ho quella alla malva. Raga, questo mi è piaciuto tantissimo. Ci è piaciuto tantissimo sia per lavare le mani perché me le lava bene, non me le secca per niente. È un po' liquidino, è parecchio liquido, ma glielo perdono. E io lo so tanto quest'estate anche come detergente viso la mattina. Mi è piaciuto tantissimo. Infatti ho provato a comprare quella alla malva che mi piace, ma questo mi è piaciuto di più. Ho terminato, e questo veramente voglio un coro angelico, la confezione da 500 ml dell'acqua micellare su Biella Calendula. Per me questo è proprio un no. Perché allora, struccare strucca, il potere struccante non si può mettere in dubbio, perché strucca anche i trucchi più resistenti. I demel più resistenti. Il problema è che se me ne va un po' più sul codoncino o se strofinando faccio andare a contatto l'occhio con il prodotto, ho un bruciore della Madonna esagerato che mi lacrimava, lacrimava e lacrimava per tutto il tempo. E da uno struccante che dicono che insomma è allergenico qua là su e giù, non lo accetto, non ti accetto, non va bene. In più mi dava una sensazione proprio di pelle appiccicosa, come se mi fossi fatta acqua e sapone, me la fossi messo sulla faccia e basta. Mi sentivo quasi un po' un ticcio appiccicosa, quindi per me questo prodotto non va, non va. Vorrei magari provarne altri, ma non.
non mi prendo proprio il rischio, anche perché una confezione del genere là, non finisce più, anche solo per la faccia non finisce più. Conosco molte persone che si trovano bene, per il mio tipo di pelle però proprio non ci siamo. Extra, vi faccio vedere due penne che ho finito. Una, questa poi la andrò a ricaricare, è la Friction, che è la Pilot di quelle cancellabili. Io adesso uso anche le Cancellix, che mi trovo bene, per roba di studio, che prendo appunti veloci e poi magari devo risistemare, o per l'agenda, questa mi va bene. Adesso riuso tutto il Cancellix perché non trovo grande differenza. Mentre vi segnalo questa qui della Schneider. Io sono mancina, questa l'inchiostro si asciuga subito e non ve le riportate dietro. È un tratto molto 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 scorrevole e fluido. Questa forma non mi va a infiammare a bestia il mio collo dello scrivano. Per prendere gli appunti e scrivere in velocità, questa è favolosa. Infatti ormai compro solamente queste per quando vado all'università per questi utilizzi. Questo è un rimmel che è rimasto qua, lo devo mettere altrove. Ho terminato Royal Beauty smalto per unghie ad immersione. Per me è un no, semplicemente perché mi secca tantissimo le unghie. Io questo l'ho acquistato e poi non mi sono resa conto, credo che non ho capito in realtà se c'è l'acetone oppure no. Non è specificato senza acetone. Però a me questo prodotto asseccava terribilmente le unghie. Poi è comodo, è rapido, toglie bene lo smalto, sicuramente, sicuramente, però no, mi seccava proprio da morire, mi si spellava. Poi ho finito, se non muoio prima, la penna toglie smalto con le puntine della questa rigirata della Essence, che comunque fa il suo lavoro. Si potrebbe fare la stessa cosa col Cotton Fioc, considerando quanto mi durano e considerando il costo che hanno, compro queste e mi tolgo così il dubbio, diciamo così. Ho finito il burro cacao di Tiger che ho acquistato, questo lo vendono in confezione da due, l'altra ce lo siamo diviso con Ornella, è piaciuto a tutte e due. Con l'uso, se si scalda tanto, è vero, tende a fare un po' più oleoso, cioè quella sensazione di oli, di lucido. Proprio avanti, per l'inverno lo riacquisto perché ha un buon potere idratante e io ho bisogno di una buona buona idratazione. Ho terminato la taglia da 30 ml che era inclusa nel Clarisonic quando l'ho acquistato, del Refreshing Gel Cleanser. Questo prodotto ha un difetto, che se poco poco mi si avvicinava agli occhi bruciavano da morire, mi lacrimavano per ore, però non è un prodotto che va per gli occhi. Essendo, andando, dovendo essere utilizzato su, ce la posso fare, sulla pelle umida o con il Clarisonic, è capace che da qui cola mentre mi passo il Clarisonic e mi va negli occhi. Quindi già per questo non lo acquisterei, però è vero che ha questo effetto rinfrescante, ha un odore che a me manda un brodo di giuggiole, però per il prezzo che ha comunque sia, per me, cioè, non giustifica il suo prezzo il prodotto in sé, nel senso che trovo lo stesso piacere e la funzionalità in prodotti che pago meno e che se mi finiscono gli occhi, tra l'altro, ho un rischio di morire. Poi un po' di maschere viso, questa mini taglia che mi aveva regalato la Vale, De Valentina, di Giulietta Omand, la 03 idratante. Hydrating, non mi veniva, mi ero persa. Mi è piaciuta, nonostante per me sia un pochino troppo. Tra l'altro ha un ottimo inci perché non ha né parabeni, né oli minerali, né propilene glicol, né siliconi e non ha allergeni. Però io lo utilizzavo quelle volte in cui avevo la pelle particolarmente secca o nelle zone dove avevo la pelle secca, quindi non comprerei una confezione intera per questo tipo di utilizzo. Se avete la pelle molto secca, secondo me questa va benissimo. Poi ho terminato tre della Montagne Jeunesse, una in tessuto che è questa qui, la maschera viso ai sali minerali del Mar Morto, 5 minuti in tessuto, queste sono sempre molto molto imbevute.
mi piacciono. Io veramente devo dire che tutte le maschere a base di sali minerali non molto mi piacciono. Quelle della Montale Genest sono ottime, ma io mi trovo sempre molto bene con queste di questo marchio. Poi ho terminato la maschera a fango antistress, che mi è piaciuta tanto perché mi ha pulito la pelle e non me l'ha aggredita. Io quando mi faccio ogni tanto la maschera all'argilla, anche se è all'argilla quella per le pelli secche o per le pelli sensibili, mi secca sempre la pelle e mi tira. Questa invece non me l'ha fatto e ho avuto proprio una bella sensazione profonda di pulizia dei pori. Vedevo proprio alcune zone di punti neri che io non riesco più di tanto a spremere come posizione, che me l'aveva praticamente liberate. E amore, scusate, puro e assoluto per questa maschera peel off, che non è al frutto della passione, come ho detto, è melograno e passion flower, non come ho detto su Instagram. Innanzitutto profumo di orsetti di gelatina, e solo questo mi basta per dichiararle amore eterno. Come tutti, io delle peel off compro e uso esclusivamente quelle della Montage Ness, perché una bustina per me è il giusto quantitativo di applicazione per non fare né uno strato troppo sottile né uno strato troppo grande, e soprattutto sono delle maschere peel off che si tolgono facilmente e che non bisogna stare attenti, perché se ne usate un mezzo grammo in più in un punto del viso non ve se toglie mai o ve se toglie appena la guardate. Non so se mi sono spiegata. Bene, questo è tutto. Io pensavo di fare un video molto più lungo, invece no. Ora vedo, magari giro già gli altri. Vedo un po'. È la demenza.